Ben ritrovati ai video di PhotoArt, parliamo di borse, di come trasportare la nostra attrezzatura, di come ricoverarla, di come proteggerla. Oggi vi parlo della mia borsa. Ne ho senz'altro più di una, ma la mia borsa è quella che ritengo mia per tanti validi motivi, un po' perché rispecchia davvero il mio modo di lavorare. E poi perché è una borsa super capiente, perché ci sta dentro di tutto, è una borsa che supporta dei carichi incredibili ed è una borsa che nonostante quanto l'abbia strapazzata, poverina, tiene botta, nel senso che dove serve è come nuova. Sto parlando della Lower Pro Commercial AVVD, la più grande borsa che abbia prodotto. L'ho scelta proprio perché è grande e poi perché a me interessa la profondità. Non mi interessa tanto una borsa dove posizionare gli obiettivi in maniera orizzontale, perché sono più difficili da estrarre, si afferrano con più difficoltà, bisogna metterli uno sopra l'altro. Invece a me interessa che ci sia l'altezza della borsa, la profondità dove inserire gli obiettivi. È una borsa, certamente, il prezzo è adeguato alle prestazioni, potremmo dire, perché comunque è solida, ha delle cuciture che ci ho messo dentro veramente tanti di quei chili che avrei messo in seria difficoltà borse di altri produttori. Lower Pro è un marchio che senza dubbio, quando si deve andare nel settoriale, nello specifico, dove quando si dice che il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, è proprio il caso di dirlo, anche perché dobbiamo proteggere la nostra attrezzatura, è fondamentale. Diamo uno sguardo d'insieme alla borsa, è grande, lo abbiamo detto, è alta, ci sta tanta roba. Come è fatta? Allora, ha una tasca di sopra utile perché ci mettiamo dentro delle cose, le abbiamo subito a portata di mano, le abbiamo senza aprire la borsa. La borsa è chiusa con questi due ganci di qua e poi con una cerniera che corre tutto attorno. Attenzione, quando parliamo di cerniere grosse, hanno delle maglie che tengono tanto, perché la borsa non ha un cappuccio rigido che quindi può fare leva anche su questo. In realtà è morbida, vedete? La borsa è morbida, quindi la cerniera è anche parte, per così dire, portante dello chassis esterno. La tracolla è attaccata a due ganci in metallo, guai se non fosse così, belli solidi, belle cuciture, guardate, non si piegano di niente nonostante gli anni, non è che si raggrinzino attorno, sono fissate bene, sono cortissime, è un anello, un po' come l'imbragatura da ferrata, né più né meno. I moschettoni sono dei moschettoni in metallo, l'aggancio è in metallo, perché deve essere così, perché il carico che può sopportare una borsa così grande, bisogna considerare che è un carico importante in quanto tanto spazio, tanta roba dentro e roba che pesa. L'imbottitura è meravigliosa, l'imbottitura, però ahimè è anche vero che è l'unica parte che ha cominciato un po' a ribellarsi e la cucitura della imbottitura sta cominciando un po' così a mollare. Peccato, vabbè, ci penserò. E non è soltanto una questione che devo avere io combinato qualcosa, perché vedo che anche dall'altra parte sta cominciando a mollare un pochettino. Quindi se ci fosse una cosa che Lower Pro deve rivedere è proprio lo spallone della cintura. Per fortuna si tratta di un ricambio che tutto sommato, ecco, si può sostituire e quindi insomma poco male. Comunque finché tiene botta me lo tengo così. Come è fatta questa borsa? Ha due tasche esterne, sono due tasche che si possono però mettere davanti, dietro, dove vogliamo, che hanno una bella chiusura in velcro, hanno la loro chiusura con due cerniere, quindi la possiamo aprire da una parte o dall'altra, sono due tasche imbottite. Ad essere onesto, potevano, visto che la borsa è così grossa, anche pensare ad una dimensione appena un pochettino più grande, perché se ricordate la prova flash che ho fatto con la borsa della Tamrac, ci stava dentro, qua non riesco a chiuderlo, qua non ci sta, il flash 580 della Canon mi rimane un po'
insomma dovrei passare la cerniera qua sopra o sugli attacchi, meglio di no, e poi è comunque tanto a pelo, peccato, bastava quel centimetro in più e sarebbe stato secondo me più adeguata e più dimensionata la borsa. La borsa si può, vi dicevo, queste anche metterle per così, insomma, ci sono tante possibilità, è molto modulare, altrimenti questi comodi passaggi sono liberi per metterci quello che vogliamo, agganciare ulteriormente altre cose. La cerniera che è posta qui dietro è una cerniera che ci libera una tasca per metterci dentro magari i documenti, metterci dentro persino il K-Way se vogliamo, perché comunque ci sta, perché occupa tutto il dorso della borsa, è ampia, però accoglie anche la tela protettiva, il telo antipioggia. Non ve lo tiro fuori perché ci metto un po' a piegarlo, perché è grande, e l'ho piegato così bene, sta bene, lo lascio là. Però fidatevi che c'è, credo si veda anche. È un telo né più né meno come quello degli zaini, fa il suo lavoro, però purtroppo, insomma, se la pioggia non c'è è meglio. Fa lo stesso lavoro anche con la neve, e quella invece è bella paesaggisticamente parlando. Allora, dicevamo, continuando l'ispezione della borsa, abbiamo un bel tascone enorme, un tascone unico di tipo frontale, anche questo con due cerniere, perché è grande, possiamo aprirlo da una parte o dall'altra, oppure come in questo caso lo apriamo del tutto, però non è di quelli che viene giù e si apre, anche questo è un bel segno di attenzione, perché molto spesso succede che aprendola modelli, diciamo, meno attenti fanno cadere questa ribaltina in avanti, e anche le cose che mettiamo dentro talvolta rotolano giù. Rotolano dove? Magari sulle foglie marcescenti, oppure sull'umido del muschio, sulla pioggia, sulla neve, insomma bene così. Ci sono questi due tiranti che trattengono, si apre bene, possiamo fare tutto quello che vogliamo, però resta comunque aperta a V, molto bene. Cosa abbiamo di qua? Intanto una bella tasca, una bella cerniera con un laccetto colorato, significa che lo troviamo subito, non dobbiamo andare a cercare. Dentro ci mettiamo quello che vogliamo, quello che ci serve. È davvero ampia, lo spazio non manca. Qui, vi dicevo, magari non ci sta qua, ma di flash qua ne mettete quanti ne volete. Poi tutte le taschine, quelle rapide, a volte queste per esempio sono utili per mettere dentro i filtri, i due o tre filtri principali, e qui ci stanno anche quelli grandi, perché mi spiego, ci stanno quelli grandi, sono molto utili e non nascondiamocelo, è anche facile da pulire, perché queste sono borse che si prende l'aspirapolvere col beccuccio e vanno passate ogni volta che le usiamo, perché sono grandi e allora ci cade dentro tanta roba e comunque fanno anche tanta polvere, e i nostri obiettivi e le macchine fotografiche non amano la polvere. Tasche, taschine, vi dicevo, però tutto sommato lo spazio ben organizzato, appigli per legare, mettere quello che ci serve, ce ne sono, guardate, in ogni dove, in ogni punto, di certo non mancano. Andiamo a vedere cosa si apre qua. Allora, questa è con me da una decina d'anni e, ripeto, ha camminato molto con me, non tanto in termini di salite e di discese, perché non ci si può portare una borsa così a spasso per una giornata, ma quando devo andare a fare il mio campo base, inteso come un set fotografico dove devo provare obiettivi, oppure passo la giornata a provare 6-7 obiettivi con 3-4 fotocamere, sta tutto qua dentro. Magari vado via poco, oppure la uso quando ci sono dei sentieri che sono ciclabili, degli sterratini, anche la pendenza mi interessa relativamente, ma che siano rotolabili, la metto su un carrello, la aggancio e me la porto come un trolley. Allora, qui dentro cominciamo, qui abbiamo un tascone dove posso metterci dentro quello che ci interessa. Io lo uso principalmente per le schede, perché mi è comodo afferrarle, cambiarle, avendo tante camere e tanti supporti. Tasche e taschine non mancano e sono sempre gradite. E poi dentro, signori, io vi faccio vedere l'ultimo spazio che ho creato, che è questo qua, però lo spazio ve lo disegnate voi. Facciamo un po' di prove, andiamo a vedere il 70-200, prova profondità. A voglia. Siccome vi ho detto non è rigida, qui non c'è il problema di dire ci metto anche un 300,
proviamo a metterci un 300, vedete che viene fuori, sporgerebbe di quei 2 cm, ma non è un problema qua, perché la borsa non è rigida. Tutt'al più, se non riesco a chiuderlo, me lo metto nella parte centrale qua e la chiudo così. Non è un problema. Pro e contro, ripeto, delle filosofie costruttive. Andiamo a vedere, per esempio, ecco, per lungo, visto che abbiamo misurato col 300, anche qui vedete, se vista così è un conto, ma se alla bisogna, se ho bisogno, scusate, prima della prova, è una borsa che, mi spiego, cioè non è una vasca e entro quella dobbiamo lavorare. La volta che ho bisogno di avere uno spazio un po' più largo che lungo, me la organizzo diversamente e la borsa digerisce tutto. Questo secondo me è il grande vantaggio di una borsa modulare come questa, altrimenti sempre in Tamrak, il Trollic è fenomenale, però restano comunque un po' bassetti. Si può organizzare così, oppure se abbiamo un'organizzazione della giornata, cioè sappiamo che, che so, al mattino oppure nelle prime paio d'ore lavoriamo con un certo set fotografico e successivamente lo dobbiamo cambiare, allora si può anche organizzare in questa maniera e quindi tutti gli scomparti attraverso tutti i separé che abbiamo. Ormai credo che tutti noi, insomma, che utilizziamo materiale fotografico, abbiamo almeno 2 o 3 borse, l'attacco è sempre quello, riusciamo a creare proprio una borsa che nella parte bassa ha un tipo di corredo fotografico, nella parte alta ne un altro. Lo andremo a sostituire e ci sta dentro tutto, e ci sta davvero dentro tutto, ma tanta tanta roba. Qui dentro, quando non la... ecco, diciamo l'ultima volta ci ho portato dentro 1, 2, 3, 4, 5 obiettivi di qua. Qui avevo il 100-400, sono 6, 7, 8, 9, perché ovviamente un obiettivo, questo è un 135 mm Canon, che di per sé comunque è un obiettivo anche lunghetto, però quando lo metto qua nella borsa e ci metto sopra un 50 mm non viene neanche fuori, cioè 2 obiettivi anche di buone dimensioni, cioè stanno dentro, ci stanno dentro. Guardate, sto mettendo così proprio a casaccio perché non sono gli spazi che avevo, ecco, infatti, che avevo programmato. Questo è un 17-55 con l'85 mm, siamo già a 6 obiettivi, ci mettiamo dentro un 70-200, un flash, beh sì, da qualche parte mettiamolo dentro. Ho ancora tutto questo spazio, spero che non cadano, tutto lo spazio 1, 2, 3 per metterci dentro corpi camera. E come vedete il 300 mm non è che l'abbia buttato lì e non c'è più spazio, perché guardate, se io cambiassi questo qua riuscirei a infilarci ulteriormente un obiettivo. È una grande borsa, veramente una grande borsa. Il risvolto della medaglia è che invita a mettere dentro la roba, ma quando poi dobbiamo andarla a sollevare il peso c'è e c'è tutto, e allora mi è capitato più di qualche volta di dover tirare fuori la roba e andare via comunque con 2 borse, perché ripeto, lo spazio c'è, invita a continuare a mettere dentro, però poi diventa poco governabile, soprattutto per chi non ha delle spalle robuste come me. È una borsa che, se la trovate usata e avete così l'esigenza di andare via con parecchio materiale, senza, ovviamente non si fanno ferrate, non si vanno a fare scarpinate di 5-6 ore con una borsa grande così, assolutamente da non lasciarsi scappare, perché la robustezza e la qualità dei materiali, credo di avervi fatto vedere quanto la sto riempiendo, è ancora come nuova, e questa è veramente, la sto usando e l'ho usata tanto, è una borsa che ha 10 anni, forse anche 11. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi invito ai prossimi video di FotoArt. Ciao a tutti!